Gaia, oggi questo video informativo lo facciamo. Buongiorno a tutti, eccoci qui per il nostro consueto video informativo in passeggiata, questo ve lo devo, perché nei giorni scorsi ho registrato a Bonarcado, il mio paese, vi ho fatto vedere la piazza, vi ho fatto vedere le chiese, vi ho portato alle bellissime cascate e mi sembrava un peccato rovinare quel video così rilassante con le informazioni. Però andatelo a vedere, lo trovate sia sulla pagina Facebook Avvocato Salvatore Cappai, sia sul mio nuovo canale YouTube Salvatore Cappai. Mi piace questa idea di fare delle passeggiate che io faccio abitualmente e condividerle con voi e darvi anche qualche informazione. Oggi voglio proseguire un discorso che abbiamo iniziato con Luca in radio, su Radio Sintony, dove facciamo una rubrica settimanale ogni venerdì pomeriggio e abbiamo dato informazioni e consigli utili su quello che deve essere fatto nel momento in cui si subisce un sinistro. Abbiamo parlato di quelli che sono i passi da compiere nell'immediatezza di un sinistro, quindi appena si è subito un sinistro stradale, cosa si deve fare per evitare di perdere il giusto risarcimento che ci spetta. Ovviamente prima di tutto per mettersi in sicurezza, per mettere in sicurezza le altre persone e poi per non compromettere, per mettere nella giusta direzione la pratica risarcitoria che si dovrà intraprendere. Andate a vedere il video per sentire quelle informazioni. Io oggi vi voglio parlare però dell'importanza di rivolgersi immediatamente a un professionista della materia. Molte persone mi contattano quando ancora sono sul posto, quando si trovano ancora sul luogo del sinistro che si è appena verificato e mi chiedono: avvocato, cosa devo fare, come mi devo comportare per evitare problemi? Ti do le prime indicazioni per compiere i passi necessari per mettere in sicurezza persone e anche futura pratica, come dicevo. Ma oltre a questi consigli è importante la gestione della fase successiva. Se si sono subite delle lesioni è fondamentale la gestione delle cure, la gestione dei rapporti con gli ortopedici, con i fisioterapisti, con tutti i professionisti, i medici legali, con tutti coloro che entrano in gioco successivamente. E l'avvocato che si occupa della materia gestisce tutti questi aspetti e vi indirizza, vi guida nella giusta direzione. Poi c'è l'aspetto economico vero e proprio, quindi l'aspetto del risarcimento, della quantificazione del danno, della trasformazione del danno in soldi, in parole povere. E una persona che non si occupa di questo tutti i giorni, che non si occupa di risarcimento danni da sinistro stradale, ma in generale di responsabilità civile, non è in grado di fare, è normale. A dimostrazione di questo vi posso fare diversi esempi. Ho contattato una cliente 2 giorni fa per comunicarle l'offerta risarcitoria della compagnia assicurativa, offerta che avevamo raggiunto a seguito di una lunga trattativa. Ho comunicato la somma, la cliente è scoppiata in lacrime, mi ha detto: avvocato, mi devo sedere perché non mi sarei mai aspettato una somma del genere, mi attendevo una somma decisamente più bassa. Questo cosa significa però? Significa che se l'assicurazione avesse fatto la prima offerta risarcitoria alla cliente, quella prima della trattativa, la cliente l'avrebbe accettata e anche con soddisfazione e non avrebbe mai scoperto che in realtà le sarebbero spettate molte, molte migliaia di euro in più. Questo vale in tantissimi casi. A me piace fare delle prove in questo senso. Quando seguo degli amici con cui ho confidenza, faccio appunto degli esperimenti. Qualche tempo fa avevo detto a un mio caro amico: guarda, l'assicurazione ti offre 40.000 euro, li accetti? Lui era ancora uno studente universitario, quindi 40.000 euro sembrano tanti soldi, avrebbe accettato al volo. In realtà l'offerta a cui eravamo arrivati era già di 60.000 euro, quindi avrebbe perso 20.000 euro in un solo colpo, in un'accettazione troppo facile, in un'accettazione fatta senza le competenze necessarie. In realtà poi ha ottenuto i suoi 60.000 euro e mi ha ringraziato, ma questo per farvi capire quanto sia importante farsi assistere da un professionista. Oltretutto, anche in questo caso, come nel 99% dei casi, io dico 99 e non dico 100 per massimo scrupolo, anche perché è giusto così, nel 99% dei casi, e in quel caso compreso, le spese legali, esattamente come le spese mediche, le spese fisioterapiche, sono pagate direttamente dalla compagnia assicurativa. Quindi avete un professionista, un avvocato al vostro fianco, praticamente a costo zero. Mi sono dovuto spostare un momento perché c'erano dei cani che abbaiavano, spero si sia sentito
Un altro aspetto non indifferente da non trascurare è quello del tempo impegnato e dello stress che comporta gestire un'intera pratica risarcitoria da soli oppure attraverso persone che si improvvisano. Io spero di avervi dato qualche informazione in più su questo campo, che è un campo che mi appassiona tantissimo, assieme agli altri che conoscete, quello della tutela degli animali, quello dell'assistenza alle imprese, di cui vi parlo poco. Io mi occupo anche di altri settori, ma ovviamente non posso parlarvi di tutto su questa pagina. Però in questo caso ci tengo tanto, perché quello del risarcimento del danno è un settore che ti permette di entrare nella vita delle persone, ti permette di dare un ristoro a quella che è la sofferenza che loro hanno subito. Quindi non lo vedo soltanto come un mestiere, ma è bellissimo quando i clienti poi si rendono conto che tu hai fatto il massimo per cercare in qualche modo di riparare a un danno che loro hanno subito. Ovviamente non ci sarà nessuna somma, non ci sono soldi che possono ripagare la sofferenza. Anche oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata, condividete il video, guardate i video precedenti, guardatevi la diretta su Radio Sintony, come vi ho detto la trovate sia sulla pagina Radio Sintony che su quella Avvocato Salvatore Capai, guardate anche il video di presentazione di Bonarcado, perché ci tengo tanto, ovviamente non c'è una grande qualità perché sono video fatti col cellulare mentre si passeggia, però è un modo anche per far conoscere la nostra terra, la Sardegna, in un momento così difficile, per far conoscere anche i posti dell'interno e non solo le spiagge, perché la Sardegna è bellissime spiagge ma è anche tanto altro. Grazie ancora per l'attenzione, un caro saluto a tutti.